Benvenuti cari MTIers, anche se arrivo dopo molto dagli inizi degli scontri tra israeliani e palestinesi, voglio dire due parole a riguardo e sì, è uno dei miei video sulla politica che scontenterà proprio tutti. Ho deciso di fare questo video probabilmente in una prosa un po' forzata nel tentativo di portare un minimo di chiarimento su qualche punto riguardante gli attriti tra Israele e Palestina che vanno avanti fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, se non addirittura prima. Mentre vedete i miei contatti social che potete usare per dirmi la vostra, sottolineo che sto trovando spudoratamente di parte israeliana l'informazione che molti media italiani stanno facendo di quanto sta accadendo nel vicino Oriente. Proprio su questo concetto di sbilanciamento dell'informazione voglio basare questo video. Prima di tutto, non voglio ricapitolare come sia partita questa battaglia nello specifico, quindi recuperate un video di Shai che vi lascio in descrizione, ma voglio far notare l'uso da parte di diversi TG nostrani di frasi come Hamas lancia decine di razzi e noi siamo costretti a correre nei rifugi, i nostri figli sono impauriti, Hamas vuole impedire agli israeliani di vivere nei loro territori, e così via. Si tratta di forme verbali che insinuano una colpevolezza nel prossimo, in questo caso i palestinesi, come se Israele avesse tutte le ragioni di poter poi bombardare le aree civili palestinesi e soprattutto di usare il suo esercito per soggiogare le aree palestinesi alla sua volontà. Non so quanti di voi sappiano per esempio dell'esistenza di veri e propri muri che dividono la Cisgiordania e obbligano chi si sposta a fermarsi a dei veri e propri checkpoint. A questo punto, se non si conosce bene il pregresso della situazione, forse si è un po' confusi, ma prima di dare maggiori spiegazioni a riguardo, chiudo questo punto lasciandovi in descrizione un link ad un articolo de Il Post che parla di come l'esercito israeliano abbia strumentalizzato la stampa internazionale, inconsapevole, per i propri scopi militari, un vero atto che va a rompere un tacito rapporto di rispetto tra forze militari in campo e stampa libera. Se fossi uno di quei giornalisti, probabilmente sentirei il peso di quelle morti sulle miei rilanci di agenzia, e questo non lo potrei perdonare a qualunque esercito. Il problema della striscia di Gaza e della Cisgiordania, l'area geografica che è pressappoco ascrivibile alla parte centrale dello Stato di Israele e Palestina, nasce quando l'Occidente, tramite l'ONU, decide di dare definitivamente una terra al popolo ebraico dopo quanto ha dovuto sopportare nei lager nazisti. Ovviamente l'area non era certo disabitata, ma in parte desertica, comunque i palestinesi c'erano già. Quindi come fare, ma mettendo all'interno della stessa area sia ebrei che arabi, lasciando poi che se la gestissero più o meno da soli, con l'unica regola di una Gerusalemme, diciamo, zona franca per tutti. Cosa sarebbe mai potuto andare storto in una situazione del genere, dico io? Cosa? Non vado oltre e vi consiglio di recuperare il video di Nova Alexio o altri dettagli da Barbero o altri storici. Per ora ci basti vedere come dai pochi insediamenti del 47, detti kibbutz, si sia passati ad un'area controllata militarmente da Israele nella sua interezza e con uno stato della Palestina mai riconosciuto ufficialmente dall'ONU. Tanto per fare un esempio pratico, vediamo anche come sarebbero andate le cose se alla fine della Seconda Guerra Mondiale si fosse deciso di mettere Israele in Italia, anziché dove è ora. Lì vorrei proprio sentire i discorsi di certi politici nostrani davanti a una cosa del genere, se già ora proclamano l'invasione per i migranti clandestini. Ritornando alla situazione attuale, sembrava che l'ONU stesse per emanare una risoluzione nel tentativo di placare la guerra che si è rinvigorita dopo anni, ma qualcuno si è messo di mezzo sfoderando un veto e non è stata la Russia come al momento della conquista all'Ucraina della Crimea o la Cina quando l'ONU voleva condannare il recente e ancora in corso colpo di Stato in Birmania, Myanmar, ma sono stati gli Stati Uniti d'America ad opporsi e il motivo di questa opposizione
situazione è che l'ONU avrebbe sì chiesto lo stop dei lanci dei razzi da parte di Hamas, ma avrebbe anche chiesto ad Israele di smetterla di espropriare le terre ai palestinesi. Insomma, è chiaro che gli interessi si sono messi in mezzo e che la via diplomatica sempre più spesso ultimamente sta fallendo già prima di iniziare. Prima di concludere questo video voglio invitarvi a leggere questo libro, Shalom, di Clara Costa Kopchowski. Si tratta di una lettura per adolescenti contenente anche materiale fotografico e documenti storici per approcciarsi al problema israelo-palestinese, e sono molto affezionato a questo libro. Si tratta di un'edizione di metà anni 70 e lo lessi in terza media e lo portai all'esame di Stato come lettura a piacere. All'epoca mi ha davvero aperto un mondo. Lo so che non l'avreste mai pensato, ma sono anche un lettore. Per ritornare però in carreggiata con i video di questo canale, vi consiglio la bellissima miniserie The Spy con Sacha Baron Cohen e disponibile su Netflix. Un approfondimento sulla guerra israelo-siriana fatto veramente bene con una performance incredibile di Cohen. E sì, se ve lo steste chiedendo, Israele in questi 70 anni ha avuto parecchio da dire con tutti i suoi vicini. Per concludere e tirare le somme di questo video, ricordatevi quindi di soffermarvi sul modo in cui giornali e TV vi presentano le notizie. Fate caso alla forma e all'uso di certi vocaboli per capire se queste stanno, anche involontariamente, facendo credere e quindi insinuando che i fatti si svolgano a favore di una o dell'altra parte. Il mantenimento della nostra capacità critica e di discernere i fatti dalle opinioni è fondamentale per il mantenimento della nostra libertà personale e non farci plagiare da interessi dell'una o dell'altra parte in causa. Solo con un approccio diplomatico che spesso scontenti entrambe le parti e il superamento di preconcetti si può veramente pensare di porre le basi per un futuro più condiviso e pacifico. Voi ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, commentare dicendo che ne pensate di quanto vi ho appena esposto e nel caso condividete questo video sui vostri social. Io vi ringrazio enormemente per la vostra partecipazione e noi ci vediamo alla prossima live o al prossimo video. Ciao!